La conduttrice Caterina Balivo ha lasciato tutti senza parole con il suo ultimo scatto. La presentatrice si è mostrata in versione sexy in occasione del Natale alle porte. Caterina Balivo fa scalpore sul web. La presentatrice, madre e donna in carriera, non smette mai di far parlare di sé. La presentatrice è infatti attivissima sui social, dove è seguita moltissimo, virgola, le sue foto su Instagram sono sempre piene di like e commenti e i post da lei pubblicati sono sempre tra i più cliccati. Caterina Balivo, foto bollente sui social. Caterina Balivo è tra le presentatrici televisive più seguite, e non solo durante i suoi programmi. Anche sui social network, infatti, la Balivo è molto seguita, soprattutto su Instagram. Sul social network fotografico, sono infatti migliaia i followers, e i fan della Balivo che, virgola, quotidianamente aggiungono commenti e reazioni alle foto da lei pubblicate. Ed è proprio una recente foto della Balivo ad aver infatti letteralmente infiammato il web. Nella foto in questione la presentatrice si mostra in una mise molto particolare, una giacca scintillante, che lascia intravedere il décolleté, ed un pantalone abbinato. Come descrizione la Balivo ha semplicemente scritto Christmas feelings L e reazioni dei followers. Come sempre, le foto della Balivo hanno destato interesse nei fan che, subito, hanno commentato e aggiunto in massa una marea di like alla foto della presentatrice. Inoltre, come solitamente accade in questi frangenti, il web si è spaccato in due tra gli ammiratori della Balivo e coloro che invece hanno criticato la presentatrice per la scelta dell'abito. Questa divergenza di opinioni tra i followers si nota chiaramente anche ad una prima lettura dei commenti alla foto. Possiamo infatti leggere messaggi carichi di ammirazione dei fan come ad esempio: elegantissima e bellissima mitica come sempre sicuramente meno gentili e più critici i messaggi degli haters, che hanno lasciato commenti quali: questo look non ti si addice, se tuo marito ti vuole sexy che sia in privato. Gesù santo, non hai nulla da fare. Beata te.